si chiude con numeri da record la prima edizione di Cortona Comics. Il Festival del Fumetto Umoristico ha registrato infatti oltre 3.000 presenze nei giorni di apertura, fra i numeri in evidenza oltre quelli del pubblico anche quelli della manifestazione che conta oltre 60 artisti coinvolti, 40 panel, le mostre e l'area gaming. A chiudere la prima edizione l'appuntamento con Tex Willer e dei supereroi. Tex Willer è comunque un veicolo di emozioni, anzi spesso e volentieri nelle storie di Tex leggiamo e portano e ci sono messaggi sia sociali che di vita quotidiana, anzi sarebbe molto molto bello seguire l'insegnamento che Tex dà nelle sue avventure. La manifestazione, organizzata da Cortona Sviluppo e l'Associazione Culturale Il Minotauro con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ha ospitato anche alcune mostre alla Fortezza del Girifalco. A Palazzo Ferretti invece l'esposizione Due Cortonesi alla conquista del mondo di Maria Laura Sanapo e Marco Santucci, che espongono le loro creazioni per DC Comics, per la quale realizzano i beniamini più amati. Quindi la casa editrice di Batman, Superman, Wonder Woman. E ho avuto la fortuna di lavorare proprio su questi personaggi, sia sugli interiors, cioè sulle pagine, sia sulle covers, sulle copertine. E in particolare in questo ultimo periodo ho avuto la possibilità di lavorare su Catwoman, che avete potuto vedere al cinema recentemente nel film di The Batman. Finalmente anche nel nostro territorio possiamo esporre i nostri lavori ed è una cosa che sia a me che a Marco Santucci rende molto felici, perché finalmente possiamo condividere il nostro lavoro anche con i nostri amici, le persone che a noi care che sono qui.